Ecco, da questo punto di vista sono molto aperto. Certo, voglio dire, l'attore come Renato Carpentieri è uno strumento straordinario, cioè uno strumento con cui tu puoi giocare, sai quasi con uno sguardo che cosa ti potrà restituire, cioè, capito? Quindi è ovvio che se penso a un personaggio penso sempre a un attore complesso, eccetera, ma capisco anche che si possa fare un film totalmente privo di attori. Devi avere la drammaturgia giusta per fare quel tipo di film. E in mezzo, secondo me, c'è un po' un problema. Cioè, il problema è che è nata una nuova retorica, che è la retorica del marginale. E questa retorica del marginale sta portando una retorica della recitazione, che è altrettanto invasiva, che io vedo come una specie di disastro in questo momento. Cioè, è come se non si facessero più dei film dove ci sono i personaggi che c'erano nei film di Antonioni, perché non ci possono essere più? Perché non ci possono essere più quelli che c'erano nei film di Bertolucci? Cioè, una borghesia cosmopolita, è come se fosse caduta, diciamo, e non per una scelta, ma quasi per una... quasi si pensasse che quello sia il realismo. È un equivoco, non è un realismo, è altrettanto finto di qualunque manierismo. Volevo chiederti una piccola cosa: quando tu sei sul set o sul palcoscenico per mettere in scena un'opera lirica, il teatrale, tu appartieni alla categoria dei registi che fa vedere l'attore come vuole una scena, come il tono, oppure dai delle indicazioni prima e poi stai... No. Tendo a darla l'indicazione. Tendo a darla, se non altro, mi viene naturale darla. Poi aspetto anche di ricevere la giusta, quella vera, perché la mia è un'indicazione, come dici tu, mentre invece l'attore mi darà quella vera, quella che è veramente... il personaggio pretende. E quindi è un lavoro misto, cioè un lavoro dove in parte è molto importante, ed è quello che è bello del teatro, il fatto di potersi fermare su un testo e interpretarlo, che è il lavoro molto diverso da quello del regista di cinema, che il regista di cinema è un regista creatore a tutti gli effetti, perché crea un mondo suo e quindi sa dove va a parare e si muove in un modo molto diverso. A teatro tu sei interprete, quindi se parti da Shakespeare la prima cosa è capire cosa stai facendo, leggerlo, ritrovare il senso di espressioni che possono avere interpretazioni molto diverse e che possono spostarsi con piccole variazioni, così come un pianista con... però questo lavoro qui è forse il lavoro che ti ripaga di più. L'idea di potersi chiudere in uno spazio con degli attori a leggere dei testi e ritrovare il senso di quelle parole è veramente una grande gratificazione.